Lo scenario è quello magnifico del Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli e noi di GP1 siamo qui in occasione di un evento speciale, il primo Pirelli Track Day 2021, il primo delle tre date. La prossima sarà il 24 luglio al Mugello, mentre a fine agosto ci si sposterà in quel di Vallelunga. Siamo qui per provare i nuovi Supercorsa SC3, una gomma slick ma non destinata alle competizioni, bensì proprio ai track day, appunto, comunque all'utilizzo amatoriale. Un pneumatico per cui Pirelli assicura avere un profilo identico a quello delle slick da competizione, quindi quelle utilizzate nel mondiale Superbike, e una mescola che non necessita delle termocoperte, quindi una mescola che si presta benissimo appunto al pilota amatoriale. Primo turno andato, abbiamo provato l'Aprilia RS660, per fare una comparazione l'abbiamo provata prima con gli pneumatici Supercorsa SP. Ora entriamo con i Supercorsa SC3 e vediamo quali sono le principali differenze. Supercorsa SC3, intanto che dire, la gomma mi ha stupito perché viene venduto come un pneumatico adatto più o meno a tutti, in realtà ha un potenziale molto elevato e ci si rende conto di questo soprattutto negli ingressi in curva rispetto a una versione intagliata, quindi a un Supercorsa SP offre un extra grip che può essere sfruttato frenando fin dentro la curva, fino al punto di corda. È ovvio che ci vuole un po' di malizia, ma ci vuole anche una messa a punto un po' più estrema. Infatti avrei preferito avere una molla un po' più dura davanti, delle molle un po' più dure davanti, così da sfruttare appunto il maggiore carico sull'anteriore. Poi che dire, l'usura dopo una giornata praticamente a tutto gas, non mai uno strappo, mai un segno di usura evidente, e questo la dice lunga sulla possibilità di essere utilizzato anche per più giornate di fila, e sembra non soffrire nemmeno dei cambi di temperatura, ovvero scaldarsi e raffreddarsi diverse volte di seguito, quindi veramente le sensazioni sono ottime, validissime. Prime considerazioni, abbiamo fatto il primo turno con le Supercorsa SC3, innanzitutto devo dire sono entrato subito molto allegro come ritmo, volevo verificare il tempo di warm up, ovvero il riscaldamento dello pneumatico, e mi ha sorpreso, in effetti dopo un giro potevo tirare come volevo. La prima caratteristica che mi è balzata all'occhio è stata quella della precisione davanti, la moto è molto più precisa, nonostante è un assetto stradale, quindi senza intervenire in nessun modo sulla ciclistica, la moto è molto stabile, molto precisa, ti dà confidenza sull'anteriore. E sul posteriore non ci sono molti cavalli, qui si predilige, con questa moto si predilige la scorrevolezza, e qui però si apprezza la precisione di guida, ovvero quando nel momento in cui si imposta una traiettoria la moto rimane stabile, precisa, non si muove di un millimetro. Manuel, a parità di condizioni, diciamo 30 gradi, una giornata come quella di oggi, che differenza c'è secondo te tra un SC3 Supercorsa e una gomma diciamo più prettamente racing? Ma SC1. Ma intanto l'SC3 è una grandissima gomma, è una gomma che permette in ogni condizione di andare forte e soprattutto di non avere particolari problemi. E il vantaggio più grosso è sul degrado, io penso che per un amatore, per chi gira con una discreta continuità e chi non ha il budget da Superbike o da MotoGP,
riuscire a completare la giornata con un treno di gomme penso sia un grosso vantaggio, soprattutto per una gomma che permette prestazioni importanti quasi alla pari di un SC1. Quasi alla pari. E se pensi a questi pneumatici, qual è la prima considerazione che ti viene in mente? La primissima cosa? Ma intanto i pneumatici Pirelli hanno come caratteristica diciamo una facilità immane, una sicurezza e una percezione di quello che accade, quindi una ti danno comunque una sensibilità particolare, una sensibilità feeling. Noti tutto, senti tutto ciò che accade, quindi ovviamente questa condizione permette di spingerci sopra e al tempo stesso a questa spinta è supportata da un buon grip, da una facilità davvero incredibile in tutte le fasi di guida. Hai dovuto fare aggiustamenti sull'RS660 che hai provato? No, assolutamente no, le gomme hanno gommato bene, okay, come si dice, e no, si sono comportate benissimo, non abbiamo dovuto cambiare nulla sul mezzo, quindi performance fantastica. Io ho un'ultima domanda che però è una cosa personale, che non riguarda le gomme. Tu sei un due volte campione del mondo, sei una star, sei una celebrità, come ti senti a girare con gli amatori della domenica, con i piloti della domenica? Ma qualcuno mi mette in serie difficoltà. Non ci credo. No, sto scherzando. No, è bellissimo. Faccio da qualche anno attività legate un po' al commerciale, quindi guido in pista con amatori e devo dire che è bello vedere e scoprire che comunque c'è tanta passione dietro questo sport, dietro questo mondo, ed è bello poterlo vivere insieme a tanti appassionati che hanno tante curiosità, hanno tanta voglia di migliorare, di mettersi comunque in gioco, ed è bello dar loro tante piccole nozioni, soprattutto facendoli guidare con più sicurezza e oltre che più veloce, che passa in secondo piano, perché la sicurezza devo dire che per loro in primis non lo fanno di mestiere, quindi è la condizione primaria. Grazie mille. Ciao. Grazie. Con le nuove Supercorsa SC3 Pirelli propone una gomma davvero iper competitiva per le prove libere in pista. Sfruttare a fondo questi pneumatici significa andare forte davvero.